Campanella della Ricreazione, Angelino Raffaele. Menzione speciale alla poesia Campanella della Ricreazione, premia Paolo Romano. Buonasera a tutti. È un ringraziamento mio in particolare alla Commissione e al Presidente Rosso, che hanno saputo apprezzare la mia poesia che mi è stata in certo qual modo premiata. Di cosa parla la poesia? Parla dello spreco alimentare, però dal punto di vista, diciamo, scolastico, un po' colorita, però una riflessione che hanno un po' aspetto riguardo allo spreco alimentare. Pensate, ogni anno in Italia si arriva in fumo 13 miliardi di euro. Forse noi italiani facciamo il cambio stagione anche al frigorifero o alla dispensa quando facciamo le compere alimentari. Altri 5 miliardi di euro si arrivano dalla, diciamo così, in chiave di filiera, dal produttore all'esercente. E tutto questo calcolato in 15 milioni di tonnellate di cibo che se ne va così sprecato. La poesia chiaramente non tocca propriamente questo argomento, però mi sono sforzato di abbassarmi a livello di chi magari con un bambino, o forse come uno che vive nell'aula scolastica, consuma questi momenti. Quindi l'ho intitolato La Campanella della Ricreazione. A scuola abbiamo fatto lezione sullo spreco e ci hanno raccontato della fame che si aggira nel mondo e di come assale con la fuga di un guerriero che sarà finita. Poi, durante l'ora di ricreazione, quando la campanella ha dato un su via, c'è stato un accanimento a chi estiva la colazione più colorata, i dolci più golosi, le merendine più costose, tutto un concorso che viene da mozzafiato, da spacchettare, da ingurgitare, da difendere, come un trofeo che la mamma o la tata hanno donato come premio al vincitore. E ora che è terminato il rito della creazione, l'aula è diventata un campo di battaglia con tutti i resti morti lì per terra, di sedentari e avanzi malcelati. E nell'era del consumo ci si abbuffa per convinzione e si mangia per convinzione. Angelino Raffaele.